Benvenuta o benvenuto a Salvatore Racconta, l'italiano semplice ma non banale. Un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se studi e parli italiano e ti interessa scoprire cose interessanti sull'Italia, raccontate in italiano semplice, questo è il podcast che fa per te. Livorno, patria della sinistra e della zuppa di pesce. Facciamo un gioco. Chiudete gli occhi per un secondo e pensate a una città della Toscana. La prima che vi viene in mente. Fatto? Scommetto che avete pensato a Firenze, Pisa, magari Siena. Se siete ascoltatori di Salvatore Racconta, forse a Carrara. La verità è che la Toscana ha tante città importanti, famose, amate dai turisti e dai viaggiatori. Ce n'è una però che forse non conoscete. Si trova sul mare, più o meno al centro della costa toscana. Questa città si chiama Livorno. Livorno forse è poco conosciuta, ma non è certo una piccola città. È la terza in Toscana per numero di abitanti, viene subito dopo Firenze e Prato. Per capirci, ha quasi il doppio degli abitanti di Pisa e 100.000 in più di Siena. I turisti però la conoscono poco perché non è una città piena di cose da visitare come le sue vicine. Le bombe della Seconda Guerra Mondiale hanno distrutto molti dei palazzi antichi di Livorno. Per questo motivo chi cerca le tracce del grande Rinascimento non viene qui. Ed è un peccato perché quelle tracce a Livorno ci sono e come. Non si vedono forse nei palazzi, ma lo spirito stesso di Livorno è rinascimentale. Nelle sue strade, nei suoi abitanti, c'è lo spirito di apertura e curiosità, di accoglienza e confronto, che è la più bella eredità del Rinascimento e che qui vive ancora oggi. Come dicevamo, Livorno è una città della costa, quindi la sua vita è legata al mare e al suo porto, oggi soprattutto un porto turistico, da dove partono le navi dirette alle Cinque Terre, in Sardegna o in Corsica. Se fate una passeggiata nella zona del porto, oggi sentirete parlare italiano, dialetto livornese e anche le lingue dei turisti internazionali, inglese, francese, tedesco, magari anche russo e cinese. Anche 4 o 5 secoli fa, nel periodo d'oro di Livorno, avreste sentito parlare varie lingue, in particolare spagnolo, portoghese, turco, arabo, fiammingo. Le lingue dei mercanti che arrivavano e partivano dal porto di Livorno. Ma non solo i mercanti. La gente stessa che viveva qui parlava quelle lingue. Provate a immaginare questa scena. Un vecchio rabbino che in sinagoga recita il suo sermone in portoghese. Mentre, sull'altro lato della stessa strada, due mercanti parlano in fiammingo del progetto di una chiesa da costruire. Forse non è facile da immaginare, ma era la realtà di Livorno di 500 anni fa. E ora provo a raccontarvela. Sulla fondazione di Livorno non abbiamo dati precisi. Sappiamo che la sua storia come città vera e propria inizia nel XVI secolo, quando in Toscana governa la famiglia Medici e in particolare il Granduca Ferdinando I. È lui che decide che Livorno sarà il porto principale della Toscana. All'epoca Livorno è piccola, un borgo di pescatori e contadini. Ferdinando fa costruire torri, mura e un grande porto, da dove fare partire i commerci con il resto del Mediterraneo. Livorno a questo punto è pronta, mancano solo i livornesi, perché gli abitanti locali sono pochi per riempire la nuova città. Come dicevo, sono soprattutto pescatori e contadini, mentre c'è bisogno di gente esperta nel commercio per diventare una potenza nel Mediterraneo. Così Ferdinando I ha un'intuizione decisamente rinascimentale. Nel 1590 emana una legge che invita a Livorno mercanti e abitanti da tutte le nazioni e di tutte le religioni. Promette case, lavoro, libertà di religione e di pensiero. È bene ricordare che in quel periodo l'Europa era spaccata in tanti pezzi. Cattolici contro protestanti, cristiani contro musulmani e un po' tutti contro gli ebrei.
Livorno accoglie tutti e a tutti offre una seconda possibilità. C'è posto per inglesi protestanti, francesi cattolici, ebrei portoghesi e chi più ne ha più ne metta. È una scommessa vincente. Livorno diventa un centro mercantile importante in tutto il Mediterraneo. Partono in continuazione navi commerciali che vanno verso le città inglesi, come anche verso quelle turche. E partono anche navi di corsari, ovvero di marinai armati pronti a combattere, perché il Mediterraneo non è un mare sicuro. È pieno di pirati, soprattutto algerini, che attaccano le navi commerciali per derubare i mercanti. Questo elemento, ne parleremo, è diventato un simbolo di Livorno, oggi molto controverso. Ma torniamo alla storia. La centralità di Livorno dura a lungo, ma non è infinita. Lentamente, ma inesorabilmente, il centro dei grandi commerci passa dal Mediterraneo agli oceani. E così il porto di Livorno diventa secondario. Verso la metà del XIX secolo, quasi tutte le famiglie di mercanti stranieri lasciano la città per sempre. Così, se oggi sentite parlare olandese al porto di Livorno, è più probabile che sia un turista di Utrecht che il discendente di un commerciante di Rotterdam. Le tracce di quel mondo, tuttavia, si trovano ancora. Se andrete a visitare la città, potrete vedere la chiesa degli olandesi, che si chiama così proprio perché l'hanno voluta e ottenuta quei mercanti olandesi che vivevano a Livorno. È stata a lungo il luogo di culto della comunità protestante locale, che oggi praticamente non esiste più. Quella ebraica invece c'è ancora. Certo, nei secoli è cambiata molto e si è completamente assimilata. Ad esempio, non parla più portoghese. È resistita, anche se con molta fatica, alla Seconda Guerra Mondiale e alle leggi razziali del fascismo. Il rabbino capo della sinagoga di Roma è stato per 50 anni un livornese, Elio Toaf. È lui che ha fatto il passo storico di incontrare, da pari a pari, un papa cattolico, all'epoca Giovanni Paolo II. La sinagoga di Livorno è stata distrutta, ma oggi, completamente ricostruita, sorge dove sorgeva quella antica. Un altro elemento importante dell'identità di Livorno risale all'inizio del Novecento, in particolare al 1921. Nel gennaio di quell'anno, in un teatro livornese, si tiene il congresso nazionale del Partito Socialista Italiano. È un congresso molto importante, in un momento in cui in Europa ci sono molte energie di cambiamento. C'è il mito di Lenin e della rivoluzione russa, e i socialisti italiani sono divisi tra chi pensa che l'Italia sia pronta e chi pensa che non sia pronta per niente a fare una rivoluzione come i bolscevichi. Quelli che vogliono fare la rivoluzione decidono di lasciare il Partito Socialista. Trovano un altro teatro, sempre a Livorno, e fanno un altro congresso. È il congresso di fondazione del PCI, il Partito Comunista Italiano. Questa cosa segnerà per sempre la politica italiana, neanche quella di Livorno, che ancora oggi è una delle città più a sinistra di tutta Italia. Tranne uno, i sindaci di Livorno, nella storia dell'Italia repubblicana, sono arrivati dal PCI o dai partiti eredi del PCI. Oggi Livorno è una città di media grandezza, piena di giovani e di energia, anche se non ha la sua università. E quindi, chi vuole studiare, deve andare nella vicina Pisa, città con cui Livorno vive da sempre una grande rivalità. In compenso Livorno è la sede dell'Accademia Navale, dove studiano i futuri ufficiali della Marina Militare. In un certo senso si può dire che Livorno ha la sua speciale università legata al mare. Anche la cucina livornese è legata a doppio filo alla sua tradizione di città di mare. Il piatto livornese più famoso è il caciucco. Questa parola non ha un vero e proprio significato. È semplicemente il nome, intraducibile, di questo piatto. Si tratta di una zuppa di prodotti di mare, fatta con vari tipi di pesci e molluschi. È un piatto tipico della cucina povera, quindi non ha una ricetta precisa. Di solito sono tipi di pesce semplice e poco costoso. Si mangia accompagnata da un po' di pane abbrustolito e da un bicchiere di vino rosso. Un altro piatto della tradizione culinaria livornese
è quello che i locali chiamano 5-5. Bene, se chiedete a un livornese di spiegarvi cos'è, vi dirà che è un panino con un pezzo di torta di ceci. E credo che dopo questa risposta avrete perfino più domande di prima. Perché la torta di solito è una cosa dolce. Che c'entra con i ceci? Non molto, in effetti. A Livorno si chiama torta di ceci una specie di polenta, fatta di acqua e farina di ceci, cotta insieme in pentola e poi in forno, servita, appunto, dentro un panino o tra due fette di pane. Un piatto semplicissimo, insomma, ma anche molto gustoso. Si chiama 5-5 proprio per la sua semplicità. Quando c'erano ancora le lire, una buona porzione di pane e torta di ceci costava 10 lire. 5 e 5, appunto. Se dopo pranzo avete voglia di bere un caffè, e se siete coraggiosi, potete provare a berlo alla livornese e chiedere un ponce. Ponce non è altro che la trasformazione italiana del termine punch. Ed è un caffè espresso che viene servito caldo con l'aggiunta di rum e un pezzo di buccia di limone. Ha un sapore molto forte e probabilmente non è per tutti, ma a Livorno è molto amato. Non vi dirò cosa visitare a Livorno. Questo non è un podcast di viaggi e sicuramente ci sono persone più brave di me a fare questa cosa. Vi consiglio, in linea generale, di vivere in profondità i suoni e i profumi di questa città. Dal porto alle strade del mercato, in particolare quelle del quartiere La Venezia, che si chiama così, ovviamente, per i suoi canali. E vi invito a guardare, con occhio critico, la famosa statua dei Quattro Mori, che si trova nella piazza principale di Livorno. Dicevamo all'inizio di questo podcast che da Livorno partivano navi di corsari, che catturavano e distruggevano quelle dei pirati algerini del Mediterraneo. Per mostrare la forza della Toscana sui pirati, il Granduca Ferdinando ha voluto una sua statua in marmo bianco e ha ai suoi piedi quattro figure di mori resi schiavi. La parola mori, in italiano antico, indicava prima gli abitanti del Nord Africa e poi è passato genericamente a indicare, anche in modo un po' confuso, tutti gli africani e arabi del Mediterraneo. I mori, ai piedi di Ferdinando, sono tristi e in catene, ai piedi dell'uomo bianco che li ha catturati e dominati. Questa statua, per secoli, è stato un simbolo orgoglioso. Oggi ha un'aria un po' coloniale e, francamente, mette un po' tristezza. Ma resta un simbolo importante della città e della sua storia. Non mi piace parlare usando le categorie. Penso che ogni persona sia diversa dalle altre e non credo che esistano caratteristiche che identificano tutte le persone che fanno parte di una comunità. Tuttavia, è vero che ogni comunità ama raccontare di sé qualcosa di tipico del carattere. E quindi lo fa anche Livorno. Comunemente si dice che i livornesi hanno un incredibile senso dell'umorismo e che amano scherzare su tutto, anche sui temi sui quali di solito non si scherza, come la religione, la morte e la famiglia. Se andate a Livorno, potete trovarne un esempio nel giornale Il Vernacoliere. Non è un giornale normale, non ci troverete né notizie. È piuttosto una rivista satirica, scritta in dialetto livornese e piena di scherzi e battute. Un'altra strada per scoprire l'ironia dissacrante dei livornesi è quella di guardare i film di Paolo Virzì. Oggi è un regista famoso e ha fatto film molto vari, ma ne ha dedicati alcuni proprio alla sua Livorno, in particolare Ovo Sodo, del 1997. Stiamo per finire. Spero che vi sia venuta la voglia e la curiosità di visitare Livorno, di scoprire la sua anima molto di sinistra, la tradizione ebraica, l'amore per l'umor nero e per il caffè a rum. Livorno è una città unica nel suo genere, che merita di essere scoperta. Una nota finale per gli appassionati di calcio. La squadra di Livorno è il Livorno. Il suo colore è l'amaranto, ossia un rosso molto scuro, tendente al marrone. Oggi è in Serie C e vive una situazione molto complicata, ma ha comunque tanti tifosi. Lo stadio del Livorno si chiama Armando Picchi ed è dedicato a un ex calciatore livornese, morto giovane. A proposito di calciatori, ce ne sono due in particolare che con la maglia amaranto hanno lasciato il segno. Igor Protti e Cristiano Lucarelli.
Se incontrate dei livornesi, appassionati di calcio, ditegli uno di questi nomi. O meglio, tutti e due. Se lo farete, avrete già trovato i vostri primi amici a Livorno. Hai ascoltato Salvatore racconta, l'italiano semplice ma non banale, un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se ascolti questo podcast su Spotify, iTunes o Google Podcast, clicca su follow per non perdere le prossime puntate.